Per chi vorrà prenderne visione c'è sia un documento di testo scritto, sia una breve relazione su alcuni argomenti di politica economica e anche propriamente di economia. Non lo so, insomma, se studiare economia ad alto livello sia più facile da soli o in compagnia. Proviamo in compagnia e vediamo se riusciamo a toglierci alcuni dubbi su che cos'è che non va nella comprensione delle cause della crisi. Ho intitolato questo documento La truffa del debito pubblico, non perché il debito pubblico sia una truffa a priori, ma perché va capito come dovrebbe essere gestito. Ci è stato detto che diciamo, il debito pubblico è un problema, in quanto sarebbero i debiti di tutti noi, dello Stato, in obbligo al pagamento degli stipendi degli statali, delle opere pubbliche, eccetera. Ma diciamo, andrebbe fatto un antefatto sul come si forma il debito pubblico e perché esiste. Dunque, prima di tutto il debito pubblico si forma perché è stata scelta una modalità, la modalità della moneta detta debito, debito in quanto vengono emesse delle obbligazioni o titoli di Stato, in quanto a fronte di questi contratti che il privato acquista tramite un intermediario che può essere un istituto bancario o altro intermediario abilitato, viene in possesso il privato di un titolo che attesta che in cambio dei soldi che la persona versa, su quello che possono essere bot, CCT, insomma contratti che a fronte di un versamento maturano degli interessi, lo Stato appunto acquisisce questo denaro e alla scadenza o con altre modalità darà un beneficio aggiuntivo al denaro che già, diciamo, deve restituire. Quindi questo di fatto crea la possibilità che vi sia moneta, sebbene, diciamo, è una spiegazione in corso d'opera, cioè non spiega le modalità con cui il possessore di quella moneta ne è entrato, diciamo, in possesso la prima volta, nel senso che storicamente, diciamo, la cosa non è andata così. Storicamente erano i metalli pregiati che rappresentavano una unità di misura della ricchezza, l'oro o l'argento o altre leghe importanti, altri oggetti, di pregio. Anche lo stesso sale da cucina era usato nell'antichità come metodo di pagamento. Insomma, in epoca più moderna l'oro veniva dato agli orafi, gli orafi tenevano una parte dell'oro per le spese di conio, le giravano in parte al lavoro da loro realizzato in parte allo Stato, e quindi diciamo quella era una moneta diretta, cioè detta a credito, emissione diretta. Quindi diciamo, la ricchezza in definitiva poi si è convertita su carta stampata in base a degli accordi alla fine della seconda guerra mondiale, Bretton Woods. Non c'è stata più la convertibilità in oro. In sostanza ci si è accorti che si poteva anche operare con la tecnica attuale in Occidente, in cui appunto diciamo, lo Stato si fa garante che la moneta delegata agli istituti di emissione è stampata a fronte della preventiva acquisizione di titoli di Stato che rallentano di fatto la stampa della moneta, che se no avrebbe una svalutazione eccessiva prima che il corrispettivo crei eventuali investimenti produttivi. Questo
Ci si dimentica spesso infatti che la semplice circolazione di un titolo che quantifichi la ricchezza crea già di per sé stesso un valore, perché la difficoltà degli scambi creerebbe un collasso dell'economia molto dannoso e maggiormente dannoso che non ci fosse un metodo facile di scambio e di monetizzazione della quantificazione della ricchezza, dei beni, dei prodotti, eccetera. Quindi diciamo noi sostanzialmente abbiamo due sistemi di creazione di questa unità di misura che è il denaro, che è la moneta a credito e la moneta a debito. Ci si è orientati a questa a debito anche perché rallenta maggiormente le illazioni di voler stampare direttamente il denaro, sebbene anche questi esempi in epoca recente ci sono stati. Ricordiamo Abramo Lincoln con Greenbacks, monete verdi dietro, ricordiamo John Fitzgerald Kennedy con i titoli auriferi, ricordiamo Aldo Moro con le 500 lire, le stesse lire al momento che furono portate in Italia alla fine della seconda guerra mondiale erano monete direttamente immesse senza passare per la creazione dei titoli di Stato. Comunque ci sono queste due fonti di diritto primario come architettura, studiate recentemente anche dal dottor Auriti, che diciamo in fine vita si rese conto che la sua proposta funzionava sulla moneta a credito e non su quella a debito, ragione per cui perse una causa con la Banca d'Italia per acquisizione illegittima di depositi privati. Quindi, le monete complementari, tutti questi altri strumenti che oggi si sente riproposti, funzionano limitatamente a una deroga dell'autorità centrale. Nel momento che veramente prendono piede, vengono inabilitate dagli organismi centrali. Quindi è un discorso di architettura che va fatto e non semplicemente di espedienti temporanei. Ma questa indagine a che cosa verte? Verte al fatto di capire bene quale sia l'architettura in base a una ricerca approfondita di quello che sono gli strumenti a disposizione di uno Stato che si voglia configurare a moneta sovrana o una confederazione di Stati, come nel caso della Federal Reserve. Quindi, diciamo. Adesso vi ho dato un po' l'overview della questione, eventualmente chi vorrà potrà leggere il documento, chi ha delle domande specifiche da fare potrà senz'altro inoltrarle al blog direttamente sulla casella di posta e quindi diciamo. Non penso sia il caso adesso di leggere insieme il documento che ho davanti, ma diciamo, è un documento molto tecnico, molto approfondito. Vi ringrazio dell'attenzione. Mi raccomando di farne una ricerca anche personale, una verifica anche personale su tutti i dati contenuti. Grazie.